Iron Leg. La settimana. Marzo e inizia il vlog di questa settimana. Stavo ragionando sul fatto che nell'ultimo anno tendo a fare tutte le cose che comunque mi spaventano, in cui sono incerto, come andare in bici, come, e sono le cose che mi danno maggior soddisfazione. Quindi sto arrivando alla deduzione che fare le cose in cui non ti senti ancora al top è la cosa più bella, cioè superare le proprie paure è una cosa che ti dà un sacco di entusiasmo. Mi sembra di vivere il doppio. Qui si sta alzando veramente un gran vento. Questa notte hanno previsto delle folate che arriveranno a 120 km/h. Speriamo di no, perché quel poco che è rimasto del parco potrebbe danneggiarsi. Speriamo di no, speriamo di no. Come l'altra grande tormenta che c'era stata tra ottobre e novembre, anche questa notte, sempre tra lunedì e martedì, succedono queste cose, e c'è stato del forte vento, ci sono stati degli schianti di alberi, l'ho sentito tutta la notte sulle tegole del tetto, e il clima sta cambiando. Il problema è che non cambiamo noi, sappiamo di danneggiare il clima ma non facciamo niente. Questo è una cosa impressionante, perché non riusciamo, ma io stesso e tutti, non riusciamo a diminuire la comodità in nome della casa in cui viviamo, nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto di tutto questo ecosistema che stiamo andando distruggendo. Infatti le precipitazioni qua al nord, io parlo della mia regione, stanno diminuendo drasticamente nel periodo invernale, cioè siccità, siamo già in siccità e è aprile, neanche, non è ancora aprile. E questo ne pagheremo gravi conseguenze, perché poi ci abbiamo messo tanto a stravolgere il clima in questo modo, ci metteremo il doppio a tornare al regime normale. Quindi, che ne dicano tutti, il clima è un gran problema. Finito lavoro, adesso allenamento. Mi sono arrivati nuovi allenamenti da Francesco, questi pre-gara, che sono allenamenti un po' più tranquilli, perché diciamo sembra la settimana di riposo, perché appunto dobbiamo un po' riposarci per la gara, per poi dare il massimo il 6 e 7 aprile. Manca solamente poco. Eccoci qua, è mercoledì, ho appena finito allenamento. Ieri ho fatto allenamento, poi non ho più fatto video perché è stato un allenamento veramente sofferto. Stavo morendo e ho avuto difficoltà, non so perché. Probabilmente era una giornata, no, capita, sapete, quelle giornate in cui non te la senti. E ho pedalato per un po', ho pedalato per una mezz'oretta, ho pedalato per un'ora e dopo un'ora ero stravolto. Praticamente ho fatto più fatica che fare magari 2 ore e mezza domenica. Detto questo, mercoledì oggi ho rifatto un allenamento, ho fatto palestra, ho fatto gli esercizi, questo piano palestra che era quello per pre-gara, diciamo. E questa sera con Sara andiamo a fare una cosa molto particolare che vedrete tra un attimo. Buonasera, questa sera facciamo una cosa particolare che abbiamo fatto già un paio di volte. Molto divertente. Ah, sì, molto divertente. Ossia andiamo in un ristorante e degustiamo e valutiamo come i grandi chef. Però non siamo grandi chef, a me piace tutto, a me basta mangiare. Esatto. Cerchiamo di essere quanto più oggettivi possibili e questa sera andiamo in una pizzeria, quindi voto 10. Voto 10 alla location. La realtà è che prendere una persona, lasciarla un anno e 2 mesi in regime alimentare, come si chiamano, piani, dietetici, tutte quelle cose lì, e poi dargli una pizza, poteva essere anche una sola, ma la pizza è 10 per me, è sempre 10 la pizza, quindi mandare me a valutare queste cose è stupido. Ma questa pizza era buonissima però. 10 pizza.
benone. Oggi è giovedì. Giovedì, e per fortuna ieri sono riuscito anche a telefonare a Bici Sport, che è il negozio dove ho comprato la bici. Delle persone veramente in gamba, sono contento perché mi stanno aiutando tanto, anche quando non è così facile coi tempi e tutto. Infatti, proprio dopo allenamento porto direttamente la bici da loro, che me la regolano tutta per la gara, me la sistemano, e sono stati proprio gentili perché in pochissimo tempo sono riusciti a trovarmi un appuntamento. E domani sera me la riconsegnano già, così posso fare gli allenamenti del weekend. È veramente, non tutti lo fanno, sono proprio contento. Quindi la giornata oggi: lavoro, allenamento, porto la bici e questa sera si suona. Eccoci qua, adesso allenamento, due ore belle piene, con alcuni scatti ma non esagerando, sempre con la forza, sempre un po' contenuto, e poi porto subito la bici a Volano, dove vi dicevo stamattina che me la sistemeranno tutta. La serata è andata bene, la bici è consegnata, fatto tutto, anche mercoledì è finito e vi auguro buonanotte. Oggi è venerdì, è stata una giornata veramente intensa. Adesso ho finito il lavoro, ho lavorato abbastanza e abbiamo un incontro, sto aspettando Sara qui fuori di casa. Abbiamo un incontro e dopo vado a riprendermi la bici che mio papà è andato a ritirare. Così domani testiamo la bici settata alla perfezione. Buonasera, stiamo tornando a casa. Siamo stati a riprendere la bici, che ha fatto un bel check-up. E finalmente è perfetta, pronta per la gara. La bici sì. E Michele? Cina chilometri di strada, pedala. L'hai voluta tu la bicicletta, pedala. Più in fretta, pedala. Più in fretta, pedala. Insegui la tua storia ovunque vada, pedala. Macina chilometri di strada, pedala. L'hai voluta tu la bicicletta, pedala. Più in fretta, pedala. Più in fretta. Sei libero il pignone, lo sceglie la corona, che attraverso una catena condiziona il moto del sistema. Monarchia meccanica, che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica, statica, termodinamica, quasi democratica, se quando si ferma si va ruota. Quello che avete visto era l'allenamento di oggi, sabato, e adesso è prima, è l'allenamento che farò questo pomeriggio. Ho deciso di cambiare, così già abituarsi al cambiamento sempre, bisogna fare le cose anche un po' in modo diverso. E sono stanchissimo, sabato mattina è distruttivo andare al lavoro. Chi come voi, ma cioè ce ne saranno altri come me che lo faranno, e accogliamoci questa fatica. Ciao! Manca solo una settimana, Maria di Massa! Evviva! Più in fretta, pedala, più in fretta, pedala. Insegui la tua storia ovunque vada, pedala. Macina chilometri di strada, pedala. Ditemi quanto sono bravo. Opa, sono svegliato presto, sono andato al lavoro, finito, subito allenamento. Torno a casa, Sara ha pulito tutta casa, devo ringraziarla, grazie mille. Però adesso la porto a fare spese. Cioè, dove adesso trovate un uomo del genere? Adesso. È impossibile trovare un uomo del genere, e chiudiamo qua. Stai zitto, allora, non è che mi porta a fare bravo spese. Bravo Michele, bravo. Non è che mi porta a fare spese, andiamo alla Decathlon a cercare delle cose da bici. No. Vado in una Decathlon all'interno del centro commerciale, cioè noi andiamo al centro commerciale, che dopo io vado alla Decathlon è un'altra cosa. Sta per iniziare questo incubo, ragazzi. L'uomo russo mi fa paura. Abbiamo fatto vestiti, abbiamo fatto casalinghi, abbiamo fatto elettrodomestici e finalmente si va a fare cibo. Io solo voglio di cibo. Niente, alla Decathlon non c'è uno scarpe per il Michelino. E abbiamo saltato la pausa pranzo. E è triste perché abbiamo saltato la merenda. Michele, vuoi dire qualcosa sulla merenda che stiamo saltando? Non c'è la merenda, non si può dire niente. Buongiorno. Già ci ha salutato. Sì.
Ciao, sono Mike, dal giorno dopo, perché oggi montando il video mi sono accorto che non ho fatto la conclusione. Come avete visto, questa qua è stata una settimana un po' particolare, perché non ci sono state grandi occasioni per raccontare cose speciali, è stata una settimana più di quotidianità. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace sul logo qua sopra, ci siete su Facebook, basta che cercate il link che vi manda al canale YouTube, iscrivetevi se non volete perdervi altri video e ci vediamo alla prossima. Ciao!